Ciao a tutti ragazzi, mentre fuori nevica io me ne sto al caldo a casa facendo qualche bella analisi di giocatori col mio pigiama di Dragon Ball, direi che possiamo andare a parlare della SBC che è uscita ieri sera. Parliamo di Peter Cech, giocatore, portiere ovviamente, che è uscito appunto nelle sfide creazione rosa ieri sera e della Repubblica Ceca come nazionalità, ma andiamo a vedere un po' com'è effettivamente questo portiere. Ma come sempre ragazzi, follow anche su YouTube, mi raccomando, andiamo in game. Eccoci qua. Peter Cech, 1,96, un gigante, veramente un gigante. I portieri poi così alti sono sempre abbastanza performanti. Abbiamo una stella su massa abilità e 5 e 3 di debole, pardon, che vabbè. È mancino, quindi occhio ai rilanci ragazzi, occhio quando si gioca da portiere. Non può ricoprire altri ruoli, andiamo un po' a vedere le caratteristiche. Sui portieri non c'è molto da dire, nel senso che sono... A parte che va a gusti personali, però avere già un portiere alto, quindi come Donnarumma, come Cech appunto, come Pop 1,99 che hanno preso sbagliato, però va bene così. E avere comunque che sia comunque performante fa leggermente la differenza. Poi, ripeto, i portieri, sempre un po' un discorso un po' a caso. Tuffo 89, ottimo, presa 88, rinvio 80, riflessi 91, piazzamento 92. È forte, per l'amor di Dio, fortissimo, non è che... possiamo dire che non sia forte. Però ripeto, i portieri hanno un discorso a sé, perché i portieri sono tendenzialmente utilizzati per andare a chiudere un po' l'intesa, dare una mano proprio alla squadra per avere intesa massima su dei giocatori che magari si fa un po' fatica in squadra a trovare altri giocatori interessanti, e quindi si dice vabbè, vado a metterci un portiere magari meno performante però che mi faccia intesa dall'altra parte. Spostiamo un attimo le cuffie. Allora, il discorso qui è un po' più complicato, nel senso che se il portiere deve darci una mano a livello di intesa, allora avere un portiere icona, che comunque non ha problemi di intesa, però di una nazionalità poco usata, può essere un po' restrittivo. Quindi occhio a fare questo tipo di scelta. Quindi è più un fattore appunto di bidabilità la scelta del portiere. È ovvio che non possiamo mettere un portiere a caso, per l'amor di Dio. Però andiamo un po' a vedere su Footbin invece quanto ci costa effettivamente andare a completare questa SBC. Non è carissima. Se avete dei non scambiabili che magari vi danno fastidio, nel senso sono doppi, dovete scartarli eccetera, non è una cattiva idea buttarli in qualche SBC. Io però, piuttosto che nel portiere, andrei su Zidane, che c'è ancora tempo, ad esempio, se dovessi andare a buttare uno scambiabile. Abbiamo ancora 17 giorni, quindi ha voglia. Invece, tornando a parlare dei portieri, andiamo su Footbin un attimino, così facciamo un'analisi un po' completa. È ovvio che abbiamo un giocatore forte, questo giocatore molto forte. Sul mercato costa 230k. Se completiamo l'SBC ci costa sui quasi 300, 270 se non ho visto male, quindi è un po' caro. Però ripeto, se volete un portiere e togliervi il dubbio, lo picchiate dentro, tanto se avete appunto dei non scambiabili doppi potete buttarli via senza problemi, però a patto di analizzare bene la situazione. Perché vi dico questo? Come dicevo prima, l'ibridabilità quest'anno è molto molto importante. Anzi, invece torniamo un attimo in game, va così, vi faccio vedere un esempio. Allora, la mia squadra, in squadra io ho Donnarumma If, che secondo me è uno di quelli più forti che ci sono comunque in questo momento. Tra parentesi, in questo momento più forti, Pop è veramente forte. Donnarumma, vabbè, Van der Sar, mi piace tantissimo Alisson e anche Ederson. Il resto sono un po' così, Magnan, però... non c'è ancora poca roba di speciale, quindi io direi che Donnarumma è veramente quello che per me è quello più performante. Ho provato Neuer, ragazzi, non si può guardare, per l'amor di Dio, non si può guardare. Neuer mi era utile per andare a linkare Bellingham, perché avevo bisogno di un link in più. In quel caso lì allora avrebbe avuto senso. Donnarumma invece mi è comodo perché, avendo sbloccato Maldini, è italiano... poi avendo Mbappé, Neymar, Ginola, eccetera, mi è facile linkarlo. E anche Hakimi, vabbè, però ci sta. Hakimi potrei cambiarlo e non avrei problemi di intesa. Il discorso è che facciamo finta che qui invece di Kimmich abbiamo Bellingham. Perfetto. Allora sì che avrei bisogno di metterci Neuer. Infatti il portiere è sempre un po' un ruolo che si sacrifica
andare a aiutare i liberi d'abilità. Avere però un portiere come Cech, che effettivamente ibrida poco, perché ibrida poco, ok che è icona, ma ibrida poco causa nazionalità, diventa pericoloso. Diventa non tanto pericoloso, è un po' una parola sbatta, però diventa veramente restrittivo. Quindi a quel punto lì conviene valutare quali sono i portieri che veramente fanno la differenza. E io vi dirò che Donnarumma mi trovo benissimo, veramente mi trovo benissimo. E come tipologia di statistiche siamo lì, siamo veramente lì. C'è che è leggermente superiore, perché comunque ha veramente riflessi molto, molto elevati, eccetera. È un ottimo portiere, ovviamente è consigliatissimo, assolutamente, perché utilizzarlo è un ottimo portiere, sicuramente il 91, poi per l'amor di Dio, il 91 è veramente forte. Al contempo, ripeto, dovete fare veramente quel ragionamento su libri d'abilità. Poi il Prime, quindi veramente, questo è veramente buono. È un ottimo giocatore. Quindi andiamo a fare tutto quello che... il ragionamento completo, trovami in regia. Vabbè, uguale, stiamo anche su in-game. Se non avete problemi di libri d'abilità e avete dei non scambiabili da far fuori perché doppi, perché qualsiasi altra cosa, sicuramente c'è che è un portiere iperconsigliato. Se invece dovete spenderci i crediti per un portiere e andare a spendere 260k per un portiere? No, non ha senso. Ne spendete la metà, vi pigliate Donnarumma se riuscite a ibridarlo. Se no, ripeto, di quelli che comunque mi hanno stupito, devo dire che c'è Ederson, Alisson. E ripeto, Neuer non mi è piaciuto, cioè veramente faceva delle vaccate fuori dal normale. Pope se l'avete sbloccato, perché questo Pope era assolutamente da sbloccare. L'altro che è interessante di portiere: Milinkovic-Savic per la Serie A e Butland, l'uomo culo praticamente, Butland. Sono portieri molto interessanti. Ovvio che poi adesso siamo sotto Totti, non state a spendere soldi per un portiere Totti, ragazzi. Ok che è forte, però calma, quello è l'ultimo che deve arrivare. Perfetto, dai, torniamo un attimo in regia. Riepilogone. Check, lo sblocchiamo? Io vi direi di no, se non dovete buttare i crediti. Se avete dei non scambiabili da buttare oppure doppi, direi di farlo. Sì, occhio solamente alle ibridabilità, perché appunto, essendo la Repubblica Ceca, è difficile da ibridare con altri giocatori. Magari, ripeto, il portiere serve tanto, appunto, come dicevo prima, per chiudere le intese. Quindi occhio a utilizzare questa possibilità in maniera molto, molto intelligente. Ragazzi, come sempre, fatemi sapere se l'avete sbloccato, se l'avete provato, se come vi trovate, eccetera. Come al solito, follow e like, mi piace al video. Ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!